sexy come Giampiero Caverna. Sapete far funzionare la telecamera? Sì. Proviamo a cominciare. Proviamo? Buongiorno a tutti, sono Mauro Frangi e sono il presidente della Fondazione Volta. La Fondazione ha tra i suoi scopi, chiamandosi Volta, Fondazione Alessandro Volta, ha tra i suoi scopi la scienza, la promozione della scienza, la diffusione della scienza. Oggi con voi iniziamo, siete un po' le cavie, di un esperimento che vorremmo da oggi portare avanti. Abbiamo chiesto al nostro dirigente Roberto Pellerelli e alla professoressa Galeazzi di darci la possibilità di sperimentare con voi questa cosa, e cioè quello di raccontare la scienza ai giovani. Spesso la scienza è così oggetto di stupore, oggetto di meraviglia, perché tratta cose che magari che noi umani facciamo fatica anche solo ad immaginare, e però è proprio per questo motivo è bene fare in modo che ci siano occasioni perché sia spiegata, perché sia raccontata, perché sia capita. Voi nei vostri programmi di studi studiate la fisica, studiate la chimica, studiate un sacco di scienze. Oggi avete la fortuna di avere qui con voi uno scienziato importante, quel signore con i capelli bianchi, è un signore che ha guidato dal punto di vista scientifico un satellite che è andato in giro per il tempo e per lo spazio a misurare l'universo. Dicevo, cominciamo con voi questo percorso. Vorremmo nel prossimo anno realizzare tante occasioni di divulgazione della scienza nelle scuole. Ovviamente il giudizio che voi darete attraverso i vostri insegnanti della giornata di oggi sarà per noi molto importante per cercare di organizzare al meglio questi momenti. Non la faccio più lunga di così. Il professor Casani, che è il coordinatore scientifico della nostra fondazione, vi presenterà meglio il professore e poi lo ascolteremo un po' affascinati dalle cose che ci racconterà. Ok? Grazie a voi. Il professor Mondolesi, che è qui alla mia destra, ci parlerà questa mattina del nostro universo, di quello che poco che sappiamo e di quello che non sappiamo circa l'universo. Ci parlerà della prima luce che è apparsa nell'universo, la prima luce prima che apparissero, che ci fossero le stelle e le galassie, e per avere informazioni circa l'origine dell'universo l'Agenzia Spaziale Europea ha deciso di organizzare una missione. Nel 2009 ha lanciato un satellite che si chiama Satellite Planck nello spazio, e quale ha raccolto dati per circa 30 mesi, ha raccolto dati dettagliati sulla radiazione cosmica di fondo dell'universo, e tutto questo per capire in qualche modo la struttura cosmica dell'universo e anche per fare un test sulle teorie cosmologiche che ci sono ora, ci sono via, ci stanno in piedi, no? Il professor Mondolesi è stato uno dei responsabili di questa missione, responsabili scientifici, che ha coinvolto credo un migliaio di ingegneri, insomma una cosa che ha durato tanti anni, e per questo ieri ha ricevuto il premio europeo per la fisica, che è stato consegnato ieri, è stata fatta una cerimonia e è stato consegnato ieri il premio per la fisica europeo.
Dunque questo satellite, poi chiudo, è stato messo in orbita, ma è capito dove l'hanno mandato? Perché se voi mettete un satellite in orbita attorno alla Terra, il problema è che le emissioni che vengono dalla Terra, dalla Luna, dal Sole, disturbano gli strumenti questi strumenti, che invece ha bisogno di fare delle rilevazioni estremamente precise. Allora, dove si è messo? È stato messo in un punto particolarissimo, dove c'è un bilanciamento tra le forze gravitazionali e le forze orbitali. Perché voi sapete che se mettete un satellite, che so, attorno al Sole, più è vicino al Sole, più ruota in fretta, quindi il periodo più basso. Per esempio, la Terra ha un periodo di 388 giorni, Marte, se prendete Venere, che è più vicino al Sole, ci impiega meno. E se prendete un satellite più lontano, come Giove, ci impiega molto di più. E allora, quindi, vanno cose diverse. Però c'è un punto sull'asse che va dal Sole alla Terra fuori, c'è un punto dove se mettete qualcosa proprio lì, lui sta lì e sta sempre sull'asse, questo oggetto Terra-Sole, che è la posizione ideale dove ci sono meno disturbi per fare le misure. Quindi questo satellite è stato messo in questo punto particolare che si chiama il secondo punto di Lagrange, che è distante un milione e mezzo di chilometri dalla Terra e sta sempre allineato con la Terra col Sole. E questo ha permesso di fare delle misure precisissime che ci hanno dato informazioni appunto su questa relazione di fondo che ci permette di avere queste informazioni sull'origine dell'universo, delle quali adesso il professor Mantovesi ci parla. Grazie. Grazie Giulio, innanzitutto grazie alla Fondazione Volta per la figura del suo presidente. Qua ieri abbiamo avuto poco la possibilità di parlarci insieme, ma spero che oggi riusciremo. La Fondazione, grazie immensamente alla Fondazione Volta per aver voluto pensare a me, a questo premio che mi onora, mi rende orgoglioso del lavoro che ho fatto. Sono stato fatto del lavoro quotidiano, per tanti anni me l'ho fatto. I miei capelli bianchi. Nonostante la mia venerabile età, in pensione, come credo anche il professor Casati, però insegno ancora perché l'università ha bisogno di persone che insegnino gratuitamente, ovviamente. Gratuitamente. Bene, visti i ringraziamenti, lasciami fare una piccola postilla sulle posizioni lagrangiane. Ce ne sono cinque, nel sistema solare, uno, due, noi abbiamo scelto la lagrangiana seconda, equilibrio tra Terra, Luna e Sole. È a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, ma in realtà il satellite non sta fermo lì, il satellite ha un suo moto definito, che può essere definito dagli ingegneri che in qualche maniera governano, fanno sì che il satellite abbia quel determinato tipo di orbita, e il satellite Planck ha orbitato in un'orbita che non è circolare né ellittica, ma di lissa giù. Avrete sentito parlare di lissa giù, un'orbita strana che fa tanti arzigogoli. Era ampia un milione e mezzo, mezzo milione di chilometri, quindi insomma si è mosso, però non è andato in orbita intorno al Sole, questa è la cosa importante. Bene, mi interessa, intanto mi sentite in fondo, perché questa è la prima cosa. Riuscite a vedere quello che c'è nello schermo, voi che siete in fondo? Siete tutti studenti del liceo scientifico? Sì, sì. Di tutti del quinto anno? No. Di che anni? Quattro. Quarto, quinto. Io non userò equazioni oggi per il vostro piacere, spero. Così cercherò di essere il più banale possibile, mi scuso con chi queste cose le sa meglio di me. Bene, cominciamo. Il puntatore non credo che possa utilizzarlo, ma cercherò di andare di mettere in risalto quello che è scritto lì e quello che io dico. Sentite me e se volete anche guardate. Gli argomenti di cui tratterò oggi è ovviamente la relazione cosmica di fondo con alcuni cenni storici, le osservazioni di questo satellite Planck, poi vi spiegherò perché si chiama Planck, e punti fondamentali che legano la cosmologia con la fisica fondamentale e la fisica delle particelle. La relazione cosmica di fondo, i colori qua non sono perfetti, ma non fa niente.
Da adesso in poi chiamerò CMB, dall'inglese Cosmic Microwave Background, però in essenza, se questo oggetto qui funzionasse, la radiazione cosmica in fondo, la CMB, non è altro che la prima luce che il nostro universo ha emesso circa 380.000 anni dopo il Big Bang. È la prima volta che sentite parlare da me di questa parola, Big Bang. 380.000 anni dopo il Big Bang, questa radiazione è stata emessa e si è resa visibile. E come direbbero, come dicono i fisici, è una transizione di fase. Avete mai sentito parlare di transizione di fase? Sì, immagino certamente sì. La transizione di fase è quando si passa da una fase ad un'altra, in questo caso l'universo è passato da una fase opaca ad una fase trasparente. Quindi è una transizione di fase, in termini di fisica. 380.000 anni, tantissimo, l'età dell'universo oggi è 13,8 miliardi di anni, paragonata alla vita di un uomo, questa radiazione è stata messa a 30 minuti, se la parliamo della vita di un uomo, della vita di un uomo, quindi 30 minuti della vita di un uomo, non è neonato, e quindi studiando la CMB riusciamo a studiare l'universo veramente neonato. L'osservazione, la scoperta di questa radiazione ha portato a quei due signori sulla destra, Penzias e Wilson, e dopo vi racconterò la loro storia, ma immagino che l'avrete letta, presero nel 78 il premio Nobel. Questa radiazione, la scoperta di questa radiazione ci dice e ci dà un'ulteriore dimostrazione che l'universo non è statico, l'universo evolve, cambia. Bene? Il principio cosmologico assoluto avrebbe voluto che l'universo, vorrebbe che l'universo fosse che il nostro punto di osservazione non fosse particolare né nello spazio né nel tempo. Che vuol dire questo? Poi ve lo faccio vedere. Vuol dire che se io osservo da questa galassia, dalla nostra Terra, la galassia, l'universo che vedo da qui è esattamente uguale, equivalente all'universo che vedo da un'altra galassia, da un'altra cosa. Bene? Il principio, lo stato stazionario, cioè l'universo che non si evolve, avrebbe voluto questo, in più però che ci fosse anche una particolarità, che l'universo fosse dal punto di vista temporale non equivalente in ogni momento, e questo non è vero, questo non credo che sia bene. Quindi con la scoperta di questa radiazione si è data vita alla cosmologia moderna in qualche maniera, e non solo. Perché l'abbiamo chiamata prima luce? Prima luce sono, questa è una radiazione che esiste, è stata scoperta alle microonde, ma noi pensiamo, voi siete studenti, sapete già, lo spettro elettromagnetico lo conoscete, sapete dell'equivalenza di onde di particelle che tanto ha appassionato i fisici del secolo scorso, per cui alla fine si è arrivati a dimostrare che onda e particelle, onda e natura particellare della luce sono la stessa, sono due parti della stessa medaglia. Sapete questo? Sapete quindi che le onde radio sono anch'esse rappresentate da particelle che si chiamano quanti di luce, che si chiamano fotoni. Sapete che ci sono, oltre alle onde radio, le microonde, ci sono le onde visibili, sono rappresentate da fotoni oltre che da onde, ci sono i raggi X, ci sono i raggi gamma, ci sono i raggi ultravioletti, c'è tutto. Quindi sempre luce, la chiamiamo luce, corretto? Ci siete finora? Sì. Bene, questa è una banalità. Tutte le galassie, il principio cosmologico dal punto di vista spaziale, si rappresentano come galassia quei puntini gialli. Ogni punto di osservazione, il principio cosmologico dice che non assoluto, che ogni punto dell'universo può essere osservato ed è uguale a se stesso. Da qualsiasi parte lo osservo, lo vedo uguale. Questo è il principio cosmologico.
Bene, questa si vede poco, ma quella che si chiama CMB, la prima luce, rispetto a tutti gli altri fondi, è una reazione di fondo, vuol dire che qui noi siamo investiti da questo fondo, da questi fotoni della CMB, siamo immersi in un bagno di fotoni della CMB e rispetto agli altri fondi, a sinistra in quella, poi, in quella immagine vedete il radio, il fondo radio, poi vedete il fondo microonde CMB, poi vedete quello infrarosso, poi vedete quello ottico, poi vedete quello ultravioletto, poi vedete quello i raggi X, i raggi gamma, comunque la più intenso fondo è rappresentato poi da questa CMB, che non solo è più intensa ma è anche la più interessante dal punto di vista cosmologico. Bene, abbiamo introdotto il discorso dell'universo che si evolve. Il concetto non è assolutamente banale. Pensate a un palloncino. Se voi disegnate su un palloncino dei puntini, che potrebbero rappresentare le galassie, e cominciate a gonfiarlo, man mano che il palloncino si gonfia, quei puntini si allontanano. Ma il concetto vero del palloncino è che non sono le galassie che si allontanano, non sono quei puntini che si allontanano che rappresentano le galassie, ma è lo spazio che si espande. Questo è il concetto di evoluzione dell'universo. È lo spazio che si espande, non sono le galassie che si allontanano una dall'altra per moto proprio. Hanno sì anch'esse un moto proprio, ma quello che domina è l'espansione dello spazio. E poi vedremo, visto che parliamo di spazio, devo introdurre due concetti fondamentali che sono la base della cosmologia moderna e sono la relatività speciale e la relatività generale. Avete fatto relatività nel vostro corso di fisica? Fate dei concetti di relatività? Sì, no? Non ancora. Le farete? Beh, non voglio assolutamente descrivervi le equazioni della relatività speciale né in generale, però voglio darvi i concetti di base. Mi interessa che voi sappiate i concetti, poi dai concetti si arriva a capire anche le equazioni. C'è anche il contrario, dalle equazioni capite il concetto. Io provo per il primo modo di pensare. Dal concetto arrivo qua all'equazione, capisco meglio le equazioni. Concetti fondamentali della relatività speciale. 1905, Annus Mirabilis di Einstein, il giovane Einstein, il quale tirò fuori questo suo trattato della relatività speciale. E il primo concetto è che spazio e tempo si equivalgono, sono le stesse facce della stessa medaglia. Che vuol dire questo? Che noi viviamo in un universo a quattro dimensioni, quelle spaziali, le tre dimensioni spaziali, sapete che per identificare un qualsiasi punto nello spazio formano di tre dimensioni, questo sicuramente devo insegnarvelo, e c'è il concetto del tempo. Bene, tutte le quattro dimensioni, tre spaziali e quella temporale, fanno parte di una singola entità, il vettore quadridimensionale spazio-tempo. Che vuol dire questo? Significato di quel concetto? Questo è un evento che è identificato da dove è andato l'oggetto e nel momento in cui mi è caduto. Quindi ho bisogno, per identificare questo evento, delle tre dimensioni spaziali dove l'oggetto è caduto e quando è caduto. Vanno insieme. Ne consegue, e non vado a farvi la dimostrazione con le equazioni qua, ma lo farete, perché poi quando andate all'impulso scoprirete che lo concetto di equivalenza di spazio-tempo alla fine porta all'equivalenza di energia e massa, quindi ne consegue equivalenza di energia e massa. Conoscete tutti l'equazione E uguale a mc quadro? Sì, certo, l'avete sentita fin da quando eravate piccoli, immagino. Questo vuol dire E uguale a mc quadro. C quadro è c è la velocità della luce al quadrato, ma C in questo contesto è una costante. E M sono proporzionali, che ci siano proporzionali con una costante, avendo come costante di proporzionalità C quadro, non importa. Concetto che importa è che E e M rappresentano due facce della stessa medaglia, sono la stessa cosa. Dimostrazione di questo, tutti i giorni, nel Sole ogni giorno 600 milioni di tonnellate al secondo di idrogeno
si trasformano in elio. Se vado a vedere quanto elio si trasforma, viene trasformato da idrogeno, ne manca una quantità pari a circa 5 milioni di tonnellate. Dove sono andate a finire? Domanda, equivalenza massa energia, la massa è scomparsa, ma massa e energia sono uguali, è l'energia che il Sole produce nei nostri confronti, no? Che produce, la vediamo come luce, la vediamo come energia, la vediamo come calore, la vediamo come tutto. Un altro esempio? Altro esempio, certamente lo conoscete, se non lo conoscete potete immaginarlo immediatamente. Prendo un atomo di uranio 238, l'uranio non esiste in natura se non in piccolissima percentuale in questa forma, esiste l'uranio 235, ma se uno lo arricchisce, avete forse letto nei giornali, si può arricchire l'uranio, diventa 238, l'uranio 238 decade in un torio, un atomo più leggero che di torio, 234, più un elio 4, numero atomico 34 e 4 fanno 38, rispettato, ma se uno va a sommare le masse del torio 234 e dell'elio 4, trova che gli manca qualcosa. Dove è andata quella massa? È andata. Dove è andata? È andata l'energia, è quella che utilizzate nelle energie, nelle centrali, nelle centrali nucleari. Quindi noi non ne abbiamo in Italia, però la utilizziamo lo stesso, ahimè, comprandola dalla Svizzera, no, dalla Francia, da altri paesi, eccetera, eccetera. Quindi, questa è la dimostrazione dell'equivalenza massa energia. Detti questi concetti, passiamo alla relatività generale, che è un po' più complessa. La materia curva lo spazio-tempo. La materia è in grado di curvare lo spazio-tempo. Pensate a un buco nero, pensate al masso di galassie, curva lo spazio-tempo. E di conversa, la materia e la luce si muovono su questi percorsi. La materia e la luce, perché abbiamo visto che c'è l'equivalenza di particelle e fotoni considerati come particelle, quindi materia e fotoni, si muovono nello spazio-tempo, quindi vengono curvati nello spazio-tempo. La teoria è piuttosto complicata, ma vi faccio vedere questa immagine, la capite immediatamente. Quella palla di centro rappresenta una grossa massa, che sia un corpo, che sia una black hole, che sia un buco nero, che sia un ammasso di galassie, quindi tanta massa compresa in 50 galassie, 100 galassie come la nostra, quindi quante migliaia di miliardi di stelle tutte insieme fanno una massa molto grande, sono in grado di curvare lo spazio-tempo, e un fotone che proviene da una galassia più lontana, che lì è indicata come real, come reale, passandoci vicino trova lo spazio-tempo incurvato e il fotone cambia traiettoria, quindi arriva a me da una direzione diversa da quella da cui è stato emesso, e quindi io da qua lo vedo come se fosse emesso dalla direzione sbagliata che è scritta lì observed. E esistono, non so se ne ho messo, no? Non ho messo, forse sì, sì, ne ho messo, è quello che succede qua, riuscite a vedere? A destra, in quella specie di parallelepipedo, vedete noi nella Milky Way, la nostra galassia si chiama Milky Way, Via Lattea, la mia parte si chiama Milky Way, ovviamente, Milky Way, se osserviamo una galassia blu che sta lì in fondo sulla sinistra, in testa a questo parallelepipedo, e la luce emessa da quella galassia passa attraverso un ammasso di galassie, sia gli passa attraverso, sia gli passa di qua, che di là, che di sopra, che di sotto, quindi la luce viene incurvata. Dimostrazione di questo, eccola, sulla sinistra vedete quelle, non sono punti, quelle forme piuttosto allungate, quella è la dimostrazione che la luce viene, la luce di quella galassia viene distorta, o di galassie che sono dietro, viene distorta dallo spazio-tempo dell'ammasso di galassie che lì, attraverso il quale passa. Bene? Convinti? Quindi vi ho introdotto il concetto fondamentale della realtà generale.
cosmologia contemporanea nasce, come vi dicevo, con Einstein nel 1915, poi viene definita meglio nel 1917 da Einstein e un altro signore che si chiamava De Sitter. Però loro avevano concepito un universo non evolutivo, statico, immobile. E per inciso, per far tornare le equazioni, Einstein era stato costretto a introdurre un termine che si chiama lambda, una costante, di cui non ne sapeva la natura, e ha adottato una costante che serviva a quell'equazione per far sì che l'universo non fosse collassante, che non collassasse, che non finisse niente, perché c'era associata la forza di gravità che governava. Quindi per bilanciare la forza di gravità è stato costretto a introdurre questo termine lambda, contrario alla forza di gravità. Quindi tutti gli oggetti nello spazio non collassano, ma con questo termine bang, che contrasta la forza di gravità, l'universo stava in equilibrio. Però appunto questa teoria dell'universo statico di Einstein fu abbandonata. Einstein disse immediatamente che questo fu il suo più grande errore della sua vita, nel 1929, quando un signore che è lì con la pipa, portato con la pipa, Edwin Hubble, da un telescopio vicino a Los Angeles, scoprì che le galassie si allontanano l'una dall'altra, e la vedete qui in questo grafichetto. E più sono distanti e più maggiore la velocità con cui si allontanano l'uno dall'altra. Come vi ho detto all'inizio, non è che si allontanano per moto proprio, ma si allontanano perché lo spazio-tempo espande. E questo signore misurò una velocità di espansione dell'universo che era diversa da quella che conosciamo oggi. Oggi il numero vero è 67 km al secondo ogni megaparsec, due galassie che si trovano a megaparsec di distanza, devo dire 3 milioni di anni luce circa, si allontanano con una velocità di circa 67 km al secondo. Ma la cosa che mi interessa di più è quel numeretto che c'è lì di fianco, 2^10^-18 al secondo. L'universo si espande di un fattore 2^10^-18. Sapete questi numeri, cioè non vi devo spiegare che 2^10^-18 è un numero molto piccolo, 0,000, eccetera, eccetera. 2. Bene, la cosmologia moderna poi prese avvio, fu dato da Einstein e De Sitter con questi nuovi concetti. Attraverso questi signori, Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, che erano tutti fisici o meteorologi o matematici, i quali risolsero l'equazione di Einstein e tirarono fuori quella che è la cosmologia moderna. Oggi, ancora oggi, usiamo quelle che si chiamano le equazioni di Friedman, però tutti e quattro contribuirono, e le equazioni di Friedman sono quelle complesse equazioni che mi stabiliscono se le risolvo e se ci metto dentro dei dati sperimentali che mi dicono come è fatto l'universo oggi, come è nato, come si è evoluto, come finirà. Dobbiamo quella che era la cosmologia stazionaria, l'universo non evolutivo, e siccome voi siete stanchi vado velocissimo. I signori che presero il premio Nobel scoprendo la reazione di fondo cosmico, la prima luce, pensa se questa, la scoprirono con questa antenna, vedi un'antenna microonde, che stava studiando la propagazione dei segnali radio dalla Terra a dei palloni, a dei satelliti. Eravamo nel 1964 e per caso scoprirono che c'era un segnale che loro non riuscivano a spiegare in nessun modo. C'era un gruppo a Princeton che stava cercando questa radiazione, la radiazione di fondo cosmico, che era stata prevista da un signore che si chiamava Gamow, e questi signori sentirono il seminario degli ingegneri e dissero: ops, questa cosa che noi stiamo cercando l'hanno trovata gli altri. E i signori che la trovarono, pensa su Wilson, preso la prima nota. Perché è così importante questa radiazione di cui ho parlato, che viene messa dall'universo neonato? Emessa, perché i fotoni esistono molto prima. Vedrete poi un grafico che farò vedere,
che i fotoni come tutte le particelle sono già costruiti dell'universo che oggi conosciamo nei suoi primi 3 minuti di vita. 3 minuti dell'universo, non 3 minuti dell'uomo, nei primi 3 minuti di vita dell'universo tutte le particelle, inclusi i fotoni, sono stati creati. Questa radiazione, la CMB, la prima luce importante, così importante per gli studi dell'universo non nato, per l'esattamente dell'universo non nato, ma è importante soprattutto per il fatto che i fotoni emessi in quel momento arrivano a noi raffreddati. Sapete che un gas di fotoni che si espande si raffredda, sono più freddi. I fotoni da allora ad oggi sono arrivati senza aver avuto interazioni, sono arrivati in maniera cioè sono propagati liberamente da allora ad oggi. Quindi quello che vediamo oggi nella prima luce è una prima luce più fredda di quella che è stata emessa, ma con le caratteristiche esattamente identiche a quelle che aveva questa prima luce nel momento in cui è stata emessa. Quindi riusciamo a studiare l'universo esattamente a 13 miliardi circa, 13 miliardi di anni fa. Guardando questa luce oggi ci sappiamo come, quali erano le caratteristiche dell'universo 13 miliardi di anni fa, e questo fatto è molto importante. Bene, arriviamo alle misure. Che cosa ci dicono le misure? Vado sulle satelliti. Il primo satellite che fu lanciato nell'89, che mostrò che questa radiazione aveva due caratteristiche fondamentali. Prima di tutto osservarono e misurarono, guardare la temperatura misurata oggi di questa radiazione con grande precisione, era 2,7, 2,5 eccetera, 2,6, arrotondato, gradi Kelvin. Sapete cos'è un grado Kelvin? Un grado Kelvin è uguale a un grado centigrado. Quello che cambia è lo zero della temperatura assoluta misurata in gradi Kelvin è meno 273,3 eccetera eccetera gradi centigradi. Lo zero assoluto sapete che non esiste, non è stato ancora dimostrato sufficientemente, spero non lo sia mai, perché se lo fosse, quella sarebbe la morte della materia, e ieri ci stava osservando qualcuno stava raccontando che sono state raggiunte sperimentalmente oggi delle temperature in laboratorio molto vicine allo zero assoluto dell'ordine del picco Kelvin, dove la materia comincia ad avere degli strani comportamenti, non più quelli che noi ci aspettiamo, ma la fisica ci dice che allo zero assoluto la materia non esiste più, muore. Spero che il laboratorio non verrà mai prodotta, perché sarebbe già l'inizio della fine di due gradi di laboratorio. Quindi questi signori dimostrarono che questa reazione aveva quella temperatura ed era una reazione di corpo nero. Sapete cos'è un corpo nero? No? Un corpo che è equilibrotermico, che ha una di cui caratteristiche spettrali, cioè in funzione della frequenza, sono determinate soltanto da quel numero, la temperatura, per il resto è tutto definito. Il corpo nero, nota la temperatura, mi dice tutto, no? Certo. Mi dice tutto su quale intensità, a qualsiasi frequenza. Questi signori, oltretutto, fecero un'altra importantissima scoperta, misura. Questi signori andarono con la sensibilità dei loro strumenti, andarono a scavare sotto a questo fondo di radiazione, questa prima luce, che era una radiazione di fondo nero, e questa prima luce sotto aveva un segnale molto più basso, aveva delle piccole fluttuazioni, delle piccole granulosità, non era costante a 2,7 gradi, ma aveva delle piccole fluttuazioni di temperatura dell'ordine di qualche decina di microkelvin, ed era una dimostrazione che di cui adesso vi parlerò. Quindi questi signori misurarono con precisione lo spettro di corpo nero della radiazione, insieme a molte altre misure che erano state fatte prima, comprese le nostre, da terra, a frequenze molto più elevate, videro quello che si chiama il monopolo della CMB, si chiama il monopolo perché è la reazione è 2,7 gradi. Scoprirono che esiste un dipolo. Perché esiste un dipolo? La Terra, il Sole, la galassia si muove, per modo proprio in questo caso, si muove rispetto a questa radiazione che è fissa. Quindi se io mi muovo rispetto a qualcosa, cosa osservo? Avete mai studiato l'effetto Doppler?
avete usato l'effetto Doppler, o avete studiato, sicuramente avete sentito, cioè, l'effetto Doppler applicato all'autoambulanza che vi viene, voi andate contro l'autoambulanza quando si avvicina, se vi è sentito il segnale più acuto o più caldo, oppure quando si allontana più meno acuto, più basso e più freddo. La luce più acuta vuol dire frequenza più alta, e l'energia di un fotone è uguale a H più alta, V più alto, energia più alta. Queste cose le sapete, non me le sto spiegando. Quindi questa regione, dove è più rosso, vedete proprio il tipico segnale di dipolo, più rosso più caldo, più freddo più, blu più freddo. Tipica. Questi signori videro poi che quella radiazione che appariva uguale in tutte le direzioni, in realtà sotto sotto, a livelli di qualche decina di microgradi, non era poi così vero. C'erano delle zone un po' più calde e delle zone un po' più fredde. E questa è una cosa molto importante di cui tra un secondo vi parlerò. Questi signori presero il premio Nobel, però poi furono seguite queste misure, le misure ancora più precise. Ancora più precise, e questa mappa così, diciamo, grossolana che Coby osservò da questo secondo satellite, sempre della NASA del 2000, la prima mappa appare in questa forma, molto più precisa. Poi è arrivato Planck, poi arriviamo perché Planck, come diceva il professor Casati, lanciato nel 2009, il satellite dell'ESA. È il più preciso, più complesso satellite, migliaia di centinaia di persone, fino a 1000 fisici, ingegneri, e ancora oggi abbiamo dati, siamo circa 400 persone, un numero grandissimo di persone, costituito da un consorzio, un italiano a maggioranza italiana, una a guida in maggioranza francese, e quella mappa delle anisotropie, di quelle fluttuazioni dell'universo che avete visto in Coby, WMAP, Planck, è, come vedete, molto molto più precisa. Se volete fare un paragone, è come in una fotografia, un pezzo di quella mappa vista da Coby, un pezzo di quella mappa vista da WMAP, un pezzo di quella mappa vista da Planck, sono come una fotografia sempre più nitida, da più svilita più nitida. Capite immediatamente che quella è tutta informazione che entra poi in quell'equazione di Friedman, e entrando in quell'equazione riusciamo a capire meglio e a conoscere meglio come è fatto il nostro universo. Quindi, che cosa rappresentano adesso questi oggetti più rossi o più gialli in questa cosa qua, o più blu? Rappresentano, sono in qualche maniera i segni, rappresentano i segni di densità di materia, in cui c'è una sovradensità di materia, quindi sono i segni della materia che probabilmente hanno dato origine alle galassie che vediamo oggi. Dove c'è più materia, poi la gravità ha fatto il suo lavoro di far collassare intorno a quei segni sempre ancora più materia, fino a che non si sono create delle strutture formate come una galassia o una protogalassia, non sappiamo ancora qual è l'evoluzione, se è nata prima la galassia, se non sono nate prima le stelle, comunque una struttura formata. E questa è la cosa importante. Qual è il legame tra la luce e la materia? Il legame tra la luce e la materia è che la luce e la materia, prima di quell'età, 380.000 anni dopo il Big Bang, erano profondamente connesse, erano legate l'una all'altra in maniera indissolubile. Nel momento in cui la temperatura dell'universo ha raggiunto una temperatura dell'ordine di 3000 gradi Kelvin, la materia ha potuto disaccoppiarsi, si sono formati i primi atomi di idrogeno, la materia ha potuto disaccoppiarsi dai fotoni, e i fotoni si sono liberati, ma i fotoni in quel momento, quando si sono liberati, hanno mantenuto in sé la memoria dello stato della materia, quindi sono una specie di impronta della materia, i fotoni mi danno l'impronta della materia nel momento in cui si sono liberati. Quindi, studiando la reazione di fondo cosmico, studia anche la condizione della materia nel momento in cui la materia si è liberata e si è, ha avuto la sua storia evolvendosi in galassie nell'universo che vediamo oggi. Questa è l'importanza di questa reazione. È tutta qua, niente più che questo. In questo grafichino vedete appunto questi pallottetti più
più scuri e più chiari sono quelle che vi ho appena raccontato a parola. Planck è andato su tutti i giornali, quindi diciamo, il pubblico internazionale ha capito, anche il New York Times ha capito l'importanza di questa mappa dell'universo neonato, però ecco, questa non la vedete, la misura addizionale che Planck ha fatto oggi l'ha fatta anche in polarizzazione. Polarizzazione è una, l'avete studiata a scuola, è una caratteristica che, diciamo, della radiazione di cui non sto a parlare adesso, ma è un modo aggiuntivo per andare a risolvere in maniera pressoché deterministica l'equazione di Planck. Quindi le misure di temperatura, le misure di polarizzazione insieme ci danno quel plus, quel più che gli altri, le altre misure non hanno fatto. Io direi che voi siete stanchi, perché vedo che sono stanchi. Vorrei parlarvi della lente gravitazionale, anche i fotoni, ve ne parlo senza dimostrazione, anche i fotoni della prima luce sono soggetti a distorsioni dello spazio-tempo che si trovano attraversando, percorrendo la strada da allora fino a oggi. Sono quelli che percorrono la strada, sono i più antichi fotoni esistenti, corretto, più di visibili esistenti. E anche loro sono soggetti a questo effetto di lente. Ve lo dopo, quando uno va a risolvere, non crediate che quello che vi ho detto adesso, vi sto dicendo adesso, venga fuori così da quattro chiacchiere, viene fuori da un lavoro complicatissimo, da supercalcolatori che funzionano 365 giorni all'anno, che funzionano, sono core di calcolatori, credo che siano, siamo arrivati a 100.000 core, cosa che c'è, 200.000 core, adesso stiamo usando uno della NASA che è enorme, altrimenti le soluzioni e tutte le simulazioni che si fanno non ci darebbero questi risultati così precisi. Non volevo farvi vedere questa tabella per nessun'altra ragione se non per dirvi che le misure che facciamo sono molto complesse per sé, ma vanno interpretate e vanno studiate. E ci sono tanti, non solo persone, ma ci sono anche persone che sono fatte. Alcune dei risultati importanti di Planck. Planck ha determinato con grande precisione come è composta la densità di energia dell'universo. Ora, vedete, la stessa roba, no? Ve l'ha spiegato Einstein. L'universo oggi è composto per il 5% di cose che vediamo, le galassie che vediamo in tutte le forme, ottico, infrarosso, radio, eccetera, eccetera. 5% sono particelle, 5% sono cose che vediamo, che misuriamo. Un 23% è materia oscura, sappiamo che c'è perché la osserviamo attraverso il teorema del virale nelle galassie vicine, la osserviamo nella nostra galassia, la osserviamo attraverso la reazione di fondo cosmico, perché la misuriamo direttamente nella reazione di fondo cosmico, quindi sappiamo che esiste, però non sappiamo di cosa è fatta. Si chiama materia oscura, dark matter in inglese. Non sappiamo di cosa è fatta, la stiamo cercando, la stanno cercando i fisici da 30 anni, non è ancora stata trovata, non interagisce con i fotoni, interagisce molto 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 debolmente con tutte le altre particelle, non sappiamo cos'è. Bene, è quasi il 70% è costituito da questo oggetto che si chiama energia oscura, dark energy, ancora più misteriosa perché viene fuori dalla soluzione delle questioni di Friedman, e in qualche maniera è legata, per venire legata a quella famosa costante lambda di Einstein, che Einstein fu costretto a introdurre nella sua equazione. Però se oggi uno va a mettere dentro nell'equazione di Einstein tutti i numeri che ci servono con la cosmologia moderna, trova che le cose non tornano per un fattore che è 10 alla 120, non è che non torna per un fattore mezzo, 2, 3, 4, 5, 10 alla 120. Quindi concettualmente è la stessa cosa, o meglio, era ignota per Einstein e ignota per noi, questo vuol dire concettualmente, però dal punto di vista numerico non si sa, ok? Quindi dark matter e dark energy ci legano alla fisica fondamentale, c'è qualcosa che manca nella fisica fondamentale. In maniera molto semplice, quello che vi avevo descritto, nell'universo governa la gravità è quella che crea le strutture di questo universo, collassando nei segni che
nei segni primordiali. La gravità governa tuttora, però per far sì che l'universo non collassi, occorre sicuramente quella che si chiama l'espansione dell'universo, e lì è rappresentata da un termine contrastante, la forza di gravità, V, quella che contrasta la forza di gravità e impedisce che l'universo espanda, che l'universo collassi. Ma ci vuole anche, per far sì che tutto torni nelle equazioni di Friedman o di Einstein, ci vuole ancora questo termine lambda che è rappresentato dalla maggioranza degli stati di energia dell'universo. Non vi passo attraverso tutto ciò perché siete talmente stanchi che non ce la fate sicuramente, ma questo per dirvi che prima dell'emissione di questa luce che è avvenuta dove c'è il cerulino verde, prima c'è stata tutta una grande evoluzione secondo le teorie attuali, e che non riusciamo con i dati di Planck a dimostrare, indirettamente ma dimostrare. Una di queste cose, questo è l'universo, non ho il tempo perché ci vorrebbe mezz'ora per dirvelo, ma che parte da quel puntarello lì che è il Big Bang, rappresenta in maniera in un disegno il Big Bang, è seguito immediatamente dopo da una fase di inflazione, di espansione esponenziale, in cui l'universo aumenta di un fattore 10 alla 40, 10 alla 50 e il tempo infinitesimo, 10 alla meno 43 secondi. Quella la vediamo, è una delle cose che vediamo con Planck. Ma fatemi andare a dire cosa ancora non abbiamo scoperto. Non abbiamo ancora scoperto le onde gravitazionali primordiali, che avremmo scoperto se avessimo visto una certa proprietà nella polarizzazione dei dati di Planck. Non l'abbiamo vista, non abbiamo avuto la sensibilità. C'è stato un claim, c'è stato un annuncio fatto l'anno scorso da parte di un gruppo di Harvard, il quale gruppo a un certo punto dichiarò: abbiamo visto questa caratteristica della polarizzazione della CFP che ci porta a dire ci sono le onde gravitazionali primordiali. Falso, avevamo sbagliato, ci abbiamo dimostrato che era sbagliato. Bene, come finiamo? Come finiamo la nostra? Come finisce l'universo? Sappiamo com'è nato, non sappiamo come finisce, o meglio, con Planck sappiamo come finisce, se è vera tutta l'impalcatura del mondo. C'è un oggetto che si chiama densità critica, dunque potremmo saperlo se riuscissimo a fare una misura, come finisce, se riusciamo a capire che l'universo è in fase di accelerazione, l'evoluzione dell'universo è in fase di accelerazione o di decelerazione. E come facciamo a scoprirlo? Se riusciamo a misurare due galassie, la velocità tra due galassie, oggi e fra un miliardo di anni, a questo punto sappiamo se decelera o accelera, se la velocità diminuisce o aumenta, corretto? In modo banale. Purtroppo la nostra vita, la vita dell'uomo, è troppo breve perché in queste curve, se l'universo decelera, se l'universo, dove questa non la vedete, quella che torna indietro, se l'universo decelera, che è questa qui che si chiude, se l'universo accelera o se l'universo rimane con velocità più o meno costante, non lo sappiamo perché il tempo che abbiamo a disposizione è troppo freddo. Abbiamo però le misure del fondo cosmico che ci dicono oggi che l'universo non sta né accelerando né decelerando in maniera drastica, forse sta leggermente accelerando. Quindi, tanto per farla breve, oggi con le misure di Planck riusciamo a dire che l'universo finirà probabilmente con una morte termica, si espande in maniera perpetua per sempre, diminuendo la velocità della sua espansione, fin tanto che espandendosi, raffreddandosi sempre più, non arriva allo zero sud, quella di la morte termica. Tutto questo è per dire che l'universo è piatto, non è che l'universo è piatto come un tavolo, l'universo piatto vuol dire che vale la geometria euclidea, vuol dire che la somma degli angoli di un triangolo è uguale a 180 gradi, punto, questo vuol dire che è piatto. Se l'universo avesse una densità maggiore di quella critica, sarebbe un universo la cui geometria è quella di una sfera, se invece fosse minore di 1 la sua densità
a parte da chi nel suo universo diversa, cioè si espande per sempre. Nel caso in cui la densità fosse maggiore di 1, l'universo finirebbe in un Big Crunch, si ricompatterebbe in un Big Bang, che qualcuno ha chiamato Big Crunch. Se fosse, se si espandesse per sempre in maniera sempre più veloce, avrebbe una geometria dominata da questa forma per ritrovarlo. Oggi con i dati di Planck sappiamo che è un universo piatto, geometria. Come è nato Planck? È nato da 23 anni fa con due disegni, con un'idea mia e di un mio collega, con due disegnetti del genere, e poi si è evoluto in una cosa complessissima, fatta di strumenti ancora oggi attuali, con temperature criogeniche all'interno che nello spazio non è niente banale mandare, e è stato successful. Concludo con una cosa fondamentale: non sappiamo cos'è la materia oscura, non sappiamo cos'è l'energia oscura, non abbiamo rivelato ancora le onde gravitazionali, sappiamo che la fisica fondamentale, la fisica delle particelle e la cosmologia sono fortemente connesse, conosciamo la fisica classica, la relatività, fisica quantistica, ma non abbiamo forse la prossima fisica che avrà luce in maniera determinante, sarà la relatività quantistica, però abbiamo bisogno di nuove idee, assolutamente bisogno di nuove idee. E quindi se vogliamo veramente completare la scrittura del nostro universo, senza queste nuove idee non riusciamo a farlo. Se siete appassionati alla fisica, iscrivetevi alla facoltà di fisica, questo per dirlo. Poi arriva la fisica. Sì. Io ero una domanda. Allora, ho capito come possiamo dire che la materia oscura e l'energia oscura esistono effettivamente, però non ho capito, cioè, come possiamo stabilire che abbiano delle percentuali così specifiche rispetto alla materia che conosciamo? La soluzione dei modelli di Friedman. La soluzione delle sistemi per sé sono è tutta quella serie di conti che stiamo facendo, analizzando i dati, che ci portano a determinare esattamente quei numeri. Quella tabella che vi ho mostrato con degli errori più o meno piccoli, che anzi molto piccoli, ci dà quella soluzione. Devo entrare nell'equazione, però non credo che possiamo farlo qua. Altre domande? I modelli connessa con l'osservazione, no? Eh? Cioè, la soluzione dei motori connessa con l'osservazione. Esatto, che poi sono le osservazioni ovviamente che ci portano a. Però lei mi chiedeva come fai a dire. Non è immediata la risposta. La domanda è intelligente, non posso darti la risposta immediata se non facendoti passare attraverso tutta la serie di analisi dati e di conteggi che conti che facciamo. Domande? Guarda, facciamo questo. Ha detto che in laboratorio sono state raggiunte temperature molto vicine allo zero assoluto e la materia. Ho sentito ieri, è per la prima volta. Che la materia si comportava in modo diverso, ma esattamente che cosa è successo alla materia? Non lo ammetto che l'ho sentito per la prima volta ieri. Che si parlava di temperatura dell'ordine del picco Kelvin, corrente giusto, e la materia non si comporta come si dovrebbe comportarsi, in modo, immagino, nel modo, io vado adesso ai miei elementi di fisica fondamentale, in modo browniano, con le forze deboli, forze forti, eccetera. Essenzialmente credo che siano queste, cioè la fisica che conosciamo, le particelle che conosciamo oggi, probabilmente non vale più a quelle temperature. Le forze nucleari di forze, eccetera, sono un tantinello messi in discussione. Altre domande? Avete capito tutto? No! Finito? Bene. Grazie a tutti per la vostra pazienza. Thank you.
Grazie.